Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangi in un giorno? Quest'oggi totalmente vegano. Se vi siete persi gli altri video, vi lascio qui la playlist dei miei video totalmente vegani. Allora, oggi faremo insieme delle cose davvero buonissime. Faremo insieme dei muffin vegan e gluten free, delle polpettine di ceci e patate, una mousse al cioccolato con acqua faba e una vellutata di cavolo cappuccio viola. Allora, partiamo dai muffin. Come vi dicevo, questi muffin sono completamente vegan, sono anche gluten free perché ho utilizzato una farina senza glutine. Tutte le dosi le trovate nell'info box. Allora, mettiamo tutti gli ingredienti secchi insieme, quindi farina, ho messo anche fiocchi d'avena, il cacao. Mescoliamo gli ingredienti secchi, dopodiché ci aggiungiamo i liquidi, quindi latte di soia, olio, in questo caso olio di semi di girasole e un dolcificante liquido. Io utilizzo lo sciroppo di agave, ma potete anche utilizzare il dolcificante che preferite, anche lo zucchero, aggiungendolo ovviamente agli ingredienti secchi. A questo punto mescolate il composto e andate a riempire i pirottini. Questi vanno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino perché dipende molto dalla farina che utilizzate. Se utilizzate la farina 00 dovrebbero cuocersi in 20 minuti. E io, avendo utilizzato una farina senza glutine, ho assorbito molta acqua. Come potete vedere, sono un po' più densi. Comunque sono davvero golosissimi e buonissimi. Ovviamente ci ho messo anche le gocce di cioccolato e qualche noce tritata. Allora, passiamo al pranzo. Ho fatto una vellutata di cavolo cappuccio viola che mi era avanzato dal What I Eat in a Day precedente. Quindi l'ho consumato in questo modo. L'altra volta ci ho fatto il risotto, adesso ci ho fatto la vellutata. Ho messo metà cavolo cappuccio in una padella con circa due patate. Ho messo anche un po' di cipolla. Non ho esagerato con la cipolla, ma se vi piace potete anche metterla intera o metà. Ho riempito di acqua la pentola, ho messo il sale, le varie spezie e due cucchiaini di olio. Ho messo anche un dado vegetale e ho fatto cuocere per circa 25-30 minuti. Dopodiché ho preso un frullatore ad immersione e ho tritato tutto. Quindi ho frullato tutto ed è venuta fuori questa cremina buonissima. L'ho servita semplicemente con un po' di olio e dei crostini. Passiamo allo snack, che è la mia parte preferita di questo video, perché faremo insieme una mousse al cioccolato con acqua faba. L'acqua faba è l'acqua di conservazione dei ceci. E ragazze, è spettacolare questa mousse, penso di non aver mai mangiato una mousse così buona in vita mia ed è facilissima perché si prepara in un attimo. Allora, prendete un barattolo di ceci già cotti e prendete l'acqua di questi ceci, la mettete all'interno di una ciotola. I ceci mettiamoli un attimo da parte in frigo perché poi ci serviranno per le polpettine che andrò a fare la sera. Oltre all'acqua faba vi servirà il cioccolato fondente e lo zucchero. Sciogliete il cioccolato fondente in microonde o a bagnomaria e nel frattempo iniziate a montare l'acqua faba. Quando diventerà bella bianca, iniziate ad aggiungerci lo zucchero e montate per altri 2 minuti, fino a quando diventa bella densa e compatta. A
questo punto togliete una parte di questa mousse, perché ci servirà per guarnire le nostre mousse, sembrerà quasi panna. Prendiamo il cioccolato fuso, lo versiamo all'interno dell'acqua fava e, aiutandoci con una spatola, mescoliamo dal basso verso l'alto. Non utilizzate le fruste, altrimenti poi si smonta tutto. A questo punto mettete la mousse al cioccolato nei bicchierini e farcite con un po' di mousse bianca che abbiamo messo da parte e delle scagliette di cioccolato. Questa andrebbe in freezer, così viene più compatta. Io l'ho lasciata in frigo ed è venuta un po' più morbida, ma comunque super super areosa, sembrava quasi una nuvola. Se la mettete in frigo viene proprio una bella mousse compatta. Ragazze, è buonissima, non so come dirvelo, dovete assolutamente provare a farla. Riprendiamo i ceci che avevamo messo da parte e facciamo queste polpettine di patate e ceci, buonissime, croccantissime e facilissime ovviamente da preparare. Vi occorreranno circa 2 patate, le andiamo a pelare e le andiamo a tagliare a pezzettini. Io le faccio al microonde, semplicemente le metto all'interno di una tazza e le faccio cuocere per qualche minuto, circa 4 minuti e sono cotte. Se non avete il microonde le dovete lessare. A questo punto prendete i ceci e li mettete all'interno di un mixer insieme alle patate lesse. Poi ci mettiamo anche 2 pizzichi di sale, varie spezie come per esempio il prezzemolo, il pepe, il rosmarino, potete metterci anche dell'aglio in polvere, insomma quello che più preferite. Ci mettete anche 2 cucchiai di pangrattato che aiuterà ad assorbire eventuali liquidi rimasti dalle patate o dai ceci. E tritate il tutto. Il composto sarà pronto quando, toccandolo con le mani, riuscirete a creare delle polpettine senza che queste si sfrantumino. Quindi, in caso, aggiungete altro pangrattato. Prendete ancora il pangrattato, ungetevi un pochettino le mani con l'olio in modo tale che il pangrattato si attacchi bene alle polpette e iniziate a creare le vostre polpettine. Queste ovviamente andranno fritte, se volete potete anche metterle in forno, ma davvero ci vuole un secondo. Scaldate l'olio, deve essere bello caldo, io utilizzo sempre un termometro da cucina, lo porto a 170 gradi per essere sicura. Queste vanno messe e tolte immediatamente dall'olio, altrimenti si rompono. Quindi davvero un secondo, il tempo che si fanno dorate le togliete immediatamente. E le nostre polpettine di ceci e patate sono pronte. Spero tanto che questo mio What I Eat in a Day vi sia piaciuto e che vi abbia dato delle idee. Fatemi sapere se provate a farle e se vi piacciono. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!